Perfetto, allora iniziamo diciamo l'incontro di oggi che è un po', sono stato, diciamo, e nasce da un'idea, forse qualcuno appunto aveva letto la mail che avevo mandato insomma sulla problematica dell'incidente e quindi il fatto che magari in alcuni scenari manca un po' di consapevolezza sul fatto, chiamiamo così, che nella prima fase di un incidente, quando l'aspetto è legato al web, proprio per il problema che nel momento in cui mi muovo, sparisce tutto, devo pensare di procedere a fare un'acquisizione forense, se no poi sparisce tutto, quando vado dalla polizia postale non ho elementi, insomma, da giocare. Per questo ho invitato Tommaso. Tommaso è un amico, diciamo, che ho avuto anche modo, insomma, anche di fare già degli eventi in questo ambito, che è appunto focalizzato sulla tematica dell'acquisizione forense. Quindi lui ha creato un'azienda, adesso ci racconterà. Fra l'altro, diciamo, mi ha dato anche la disponibilità. Diciamo, al prossimo evento, lui tiene annualmente un evento, insomma, in ambito forense, legale, di avere uno spazio anche per noi, magari per presentare qualche contenuto e quindi magari il libricino, magari se qualcuno si prende l'onere, insomma, di presentarlo, sicuramente potrebbe essere un ottimo speaker. Allora, vi ho detto niente slide, lascio poi la palla un po' di presentazione a Tommaso, la buttiamo, cioè l'impostazione che abbiamo dato è che ogni tanto magari entro in gioco io, faccio qualche domanda, però è più uno scambio di idee, quindi Tommaso ha comunque un filo logico, diciamo, di quello che sta presentando. Se ci sono delle domande, insomma, potete attivare quindi il microfono, perché tutti, diciamo, avete la possibilità di attivare, fare la domanda e quindi che così Tommaso, diciamo, ci dà una risposta, chiaramente, dal suo punto di vista. Riprendi il tuo antico ruolo di stimolatore, come ti avevo Certo, battezzato. certo. Allora Costruirò vedi un che ti futuro, mi piaceva metto sul come. cappello. Sta cappello del simulatore, insomma, passiamo da moderatore a stimolatore. Bene, ok. Allora, diciamo, se Antonio, se vuoi dire qualche cosa e poi lasciamo la palla a Tommaso, insomma, che per il suo talk, insomma. Sì, fondamentalmente non ho niente da dire di particolare. Vi ribadisco che a breve mi farò vivo per l'evento di novembre. Stiamo raccogliendo veramente cose molto belle sul fronte della nostra pubblicazione, della prima pubblicazione, del nostro quaderno degli angeli. E niente, ringrazio ancora Luca per la. Vabbè, Luca, ti piace giocare facile? Allora io faccio così: scegli una carta. Ecco, Va bene. no, a parte le battute, lascio la parola al nostro amico Tommaso, non porto via altro tempo. Vi anticipo che anzi, fra qualche minuto dovrò anche sganciarmi per altri impegni pregressi che ho preso. E ringrazio ancora Luca per l'organizzazione di questa sessione. E, niente, buon lavoro, divertimento, vita, a tutti. Mi muto. Passo la parola a Tommaso. Tommaso, però non hai l'audio. Mi è stato staccato da te, allora però. Ciao, ringraziamo Luca e Antonio per l'invito e anche i partecipanti per avere comunque la voglia di questo argomento a quest'ora. Mi sentite? Sì, giusto? O no? Sì.
No, io non sento, un attimo solo, non so come mai mi si è staccato l'audio. Ecco. Noi sentiamo, sì. E vediamo. Sì. No, ma sentimi, ero io che non sentivo voi perché era passato l'audio dalle cuffie al... Allora, un secondo faccio così perché metto in modalità il telefono, così evito le chiamate. Bene, perfetto. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io mi presento velocemente e poi inizio a interloquire con Luca un po' su questo tema delle prove digitali di contenuti disponibili online. E allora, qualche anno fa, 6 anni fa, ho fondato Copira, che era una startup che ai tempi ambiva a occuparsi di, diciamo, protezione IP, IP intesa come proprietà intellettuale industriale, che per noi all'inizio era fare, diciamo, attività di ricognizione OSINT su Clear Deep Web per trovare illeciti, ma un sistema che fosse quanto più automatizzato per mandare delle diffide a vari soggetti coinvolti nella filiera della, diciamo, del cybercrime, se vogliamo chiamarlo così in taluni casi. E ci siamo resi conto, man mano che sviluppavamo la piattaforma con cui oggi eroghiamo a vari clienti una serie di attività di questo tipo, che molti di questi avevano esigenze o durante la fase di incident response o prima dell'eventuale contenzioso, di raccogliere e acquisire tutta una serie di prove affinché un domani, anche nel caso in cui l'evidenza, quindi la pagina web contenente il contenuto di interesse, venisse rimossa, si potesse comunque dimostrare davanti a un giudice che quel contenuto era esistito in un certo dato momento nel tempo, e garantirne caratteristiche quali integrità, immodificabilità e quant'altro. Quindi questo, se vogliamo, è un po' il filone che poi abbiamo sviluppato in parallelo all'attività di protezione IP, e che è complementare, perché le aziende hanno interesse a tutelare il proprio brand in un'ottica in cui vogliono evitare che concorrenti o altre aziende utilizzino illegalmente i propri diritti d'autore, marchi o brevetti, pur per uno scopo più di, appunto, corporate branding e di, come dire, anche tutela degli investimenti fatti dall'azienda. Altre aziende invece hanno l'esigenza e l'intenzione di portare in tribunale e quindi iniziare delle azioni legali contro i soggetti che stanno violando i loro diritti. Ovviamente sono due approcci distinti. Il primo non richiede particolari attività di acquisizione forense, ma solo attività, diciamo, investigative più tradizionali, OSINT e notice e takedown. Nella seconda, invece, è necessario arrivare alla produzione di queste prove. Però quello che ci siamo resi conto nel tempo è che le prove, come dire, sono percepite in maniera diversa dalle aziende, dagli avvocati e quant'altro. C'è molta confusione, quindi l'obiettivo era fare due chiacchiere con Luca per provare a fare un po' luce su quelle che sono le corrette practice per produrre delle prove Tommaso, digitali. subito una prima domanda, cioè una prima domanda è perché giustamente l'azienda vede un qualche cosa che non gli quadra, magari non so, arriva quello del marketing e gli dice una cosa, oppure c'è un problema magari di clonazione, insomma, di un qualche cosa, insomma, che comunque è un reato, no? Cioè che Sì. io se faccio il capture dello screen di quella roba lì non mi serve assolutamente a niente, cioè è assolutamente inutile e non sostenibile poi in una fase successiva. Cioè l'acquisizione, cioè la cattura dello schermo è totalmente inutile in una fase successiva poi di dibattimento, cioè non te ne fai niente, non è come una mail che è una valenza, no? Perché, correggimi se sbaglio, giustamente eventualmente una controparte ti dice sì, ma te la sei fatta in Photoshop e quindi non è assolutamente credibile. Ecco, quindi se ci spieghi insomma qual è il problema in quest'ottico, in questa tematica qua, insomma, penso che ha molto interesse. Assolutamente. Beh, allora, a parte che anche sulle email magari ci possono essere dei dubbi, eccetera, però proviamo a tenerle per un secondo approfondimento. Metto i puntini su lei. Non è vero che uno screenshot non ha valore, ma se si trova in un contesto di consulenza tecnica, dove ci sarà una controparte, un CTU che dovranno discutere sulla prova, se la controparte non avesse le competenze per, diciamo,
evidenziare il fatto che uno screenshot potenzialmente potrebbe essere stato alterato, magari la prova viene accettata così com'è, anche uno screenshot. E detta sinceramente, ce ne sono tanti di casi in cui è andato in questo modo, però più la disciplina della network forensics, diciamo, si fa strada all'interno delle competenze dell'informatico forense generale dei consulenti tecnici, e più la, come dire, andiamo avanti nel tempo, maggiore sarà il rischio per chi produrrà prove che non sono, diciamo, autentiche, integre, il rischio di vedersele contestate in giudizio. Ovviamente questa contestazione avviene anche per le prove forensi, dove però è possibile sollevare eccezioni molto ridotte e in cui spesso un CTU competente fa presto a comprendere che in realtà la controparte si sta arrampicando sugli specchi per cercare di, come dire, trarre delle conclusioni circa una prova che in realtà è validissima. Quindi, quali sono ad oggi le modalità per acquisire delle prove che hanno poco valore legale? Sicuramente fare uno screenshot della pagina web, addirittura si parlava di stampa qualche tempo fa, c'era chi stampava le pagine, però lasciamo perdere la stampa, facciamo lo screenshot che diceva Luca. Lo screenshot è facile da alterare, poi soprattutto non ho una data certa, quindi non ho, a meno che non appongo una marca temporale, non riesco a dimostrare la data in cui questa azione è avvenuta. E quindi potrei aggiungere una marca temporale allo screenshot per avere anche la data certa, però di nuovo non sono in grado di dimostrare l'integrità, perché di fatto, o meglio, l'autenticità, la paternità, perché può essere facilmente alterato. Quindi, siccome la maggior parte delle prove di pagine web spesso sono screenshot full page o della schermata della viewport in questione, non hanno un grande valore, e quindi è sconsigliabile farlo. Poi, se mentissi, se dicessi che in tante cause questo è stato fatto e le prove sono state accettate, però nel momento in cui andiamo verso il 2022 e vedendo anche un po' i procedimenti cui siamo coinvolti anche noi, non mi sentirei di consigliare di fare uno screenshot o di fare un video e basta, e di apporci eventualmente una marca temporale, ma nemmeno di usare... Ti fermo un attimo, senso, finisce magari il discorso, poi c'è Antonio che voleva fare una domanda, quindi alza la mano. Ho finito. Bravissimo, i complimenti, esatto. Che l'uso dell'alzare la mano dimostra maturità. No, il primo punto che volevo chiudere era proprio legato al fatto che la prassi di fare screenshot o registrazioni video anche con marca temporale per dare la datazione certa, sono comunque pratiche sconsigliabili, perché non riescono a garantire che il contenuto non sia stato modificato a posteriori. Ecco, questo è il primo, se vogliamo, il primo elemento da portarci a casa. Dimmi pure. Sì, mi presento, mi chiamo Antonio Petronella, sono l'IT manager infrastructure nell'azienda per cui lavoro, e recentemente... sono stati acquisiti da una multinazionale canadese, e il responsabile della sicurezza per, diciamo, determinati casi ci ha esortato a fare screenshot, però tenendo conto anche di mettere nello screenshot anche l'orologio e la data di Windows. Può essere già un mezzo che può essere utilizzato, oppure comunque essendo screenshot, vabbè, Photoshop ci potrebbe aiutare. Ma anche la data di sistema la potresti cambiare, voglio dire, retrodatando, postdatando lo screenshot che stai facendo. Il contesto non è quello benevolo in cui stai agendo tu, è quello malevolo in cui qualcuno cerca di manometterlo per n motivazioni. Quindi è chiaro che se parliamo anche di screenshot di ambienti del sistema operativo è diverso il discorso, perché io comunque oggi cerco di concentrarmi su screenshot di pagine web o comunque di contenuti accessibili da un browser, ok? Però può essere necessario fare, che ne so, uno screenshot di un file di log o di altre, diciamo, applicazioni desktop e via dicendo, e lì magari la prassi di avere appunto lo screenshot, come l'hai definito tu, diciamo full screen, aggiungendo anche le applicazioni aperte in quel momento, la data, possono avere un valore
valore in più, ma comunque non sufficiente se si va in giudizio e qualcuno contesta quello screenshot, perché poi, diciamo, ti troveresti nella condizione di dover dimostrare che non è stato alterato. Quindi la domanda che ti giro è: come dimostreresti che non è stato alterato? Bella domanda. Ecco, infatti, è per quello che non no, è l'altra cosa che mi viene in mente, io creo quello screenshot, lo salvo come immagine file. Sì. Ci sono comunque, non proprio degli exif, però comunque dei dettagli del file che potrebbero corrispondere alla data. Sì, sì, anche diciamo, i metadati del file sono modificabili, esatto, a posteriori, quindi pure gli exif detta dell'immagine o altro hanno un valore fino a un certo punto, ce l'hanno più quando si fa discovery di evidenze nella fase OSINT, dove magari si vogliono correlare delle informazioni da una moltitudine di immagini per verificare dal creatore che può identificare il software con cui sono state generate a tanti altri metadati, però come dire, comunque non sono dati che non possono essere modificati. Cioè, se qualcuno li volesse modificare anche gli exit data, sì, potrebbe farlo, diciamo. Poi dipende anche sempre il contesto, di che tipo di foto si tratta, cosa stai acquisendo, per quali motivi. Però, ecco, diciamo... Magari, Tommaso, correggimi se sbaglio, sicuramente oggi, insomma, quando si parla di un reato, insomma, mi risulta che, insomma, le forze dell'ordine, insomma, mi risulta, e dopo certezza, no? Ma la prima cosa che ti chiedono è l'acquisizione forense, no? E quindi anche qui l'acquisizione forense fatta magari in non crismi, automaticamente dopo magari nel momento in cui ti serve crolla tutto, no? E quindi magari uno si è focalizzato poi sulla remediation, come si diceva prima, su takedown, poi quando si trova magari, diciamo, a una fase di dibattimento, si rende conto che le sue prove sono assolutamente smontabili da un bambino dell'asilo, insomma, con tutto rispetto. Quindi questo è da evitare, perché penso che poi magari, ecco, diciamo, sicuramente qualcuno, diciamo, non è contento, poi soprattutto il legale, se si trova delle, diciamo, i cosiddetti piedi d'argilla nel momento in cui va con la spada, e non è ottimale. Ma mi sento di dire che le forze dell'ordine non richiedono necessariamente un'acquisizione forense. Anzi, spesso sono loro che comunque, dato un determinato illecito, se si va, non so, la polizia postale piuttosto che, devono loro verificare l'effettiva corrispondenza di quanto dichiarato, se parliamo di un sito, accedendo al sito e verificando che quello che è stato, come dire, dichiarato dalla persona che sta, non so, denunciando piuttosto che esponendo il fatto, sia veritiero. Tanto che comunque è un dibattito aperto, perché neppure gli operatori delle forze dell'ordine che si ritrovano le persone per gli esposti di denunce e quant'altro hanno ad oggi strumenti semplici da utilizzare, perché anche loro in un qualche modo, in quanto pubblico ufficiale, dichiareranno di aver visto un certo contenuto e che è quello. Però quel contenuto domani potrebbe non esserci più, quindi potrebbe essere anche a loro tutela di avere, come dire, uno strumento tecnico forense che dà delle garanzie in più oltre alle loro di fatto dichiarazioni. Più volte mi sono trovato a parlare con qualche operatore delle forze dell'ordine di questo tema, ed effettivamente non c'è l'obbligo di produrla per una denuncia, un esposto, però sicuramente è possibile produrla, quindi se si ha, questa va ad avvalorare un po' la propria tesi, diciamo. Questo era un primo discorso. Invece, sul tema delle prove, più tecnicamente dopo vedremo anche cosa si intende una prova, diciamo, digitale fatta in un certo modo. Certo è che le caratteristiche da garantire sono molte. È ovvio che se si tratta di un'azienda che poi ha in mente, cioè se c'è stato un illecito e c'è un'azienda che poi dovrà in qualche modo mandare una diffida a un soggetto che ha commesso questo illecito, questo reato, fa valere i propri diritti, se non si, come dire, mette nelle condizioni di poter produrre delle prove valide a posteriori, rischia che salti tutto il contenzioso, perché, ecco, parliamo di cause oggi che si basano su dati digitali. È chiaro che se parliamo di hard disk
piuttosto che server o dispositivi mobili, parliamo di altri ambiti della digital forensics, quindi la desktop, la mobile e quant'altro, dove le attività sono comunque ripetibili. Questo è un passaggio molto importante da ricordarsi. Mentre il web, soprattutto il web di oggi, e la network forensics, come dire, permettono di fare operazioni che sono di fatto irripetibili. Motivo per cui non c'è una vera regola o un vero software standard, una soluzione standard, come vi è magari in altre discipline della digital forensics, proprio perché qui, quando si parlava di prova di pagine web, non c'è il memorandum che dice deve essere fatta così da ABCDE. No, esiste un compendio tecnico, un ISO, che è l'ISO 27037, che dà delle linee di guida di alto livello di come andrebbe fatta la raccolta, l'analisi, la raccolta, l'acquisizione e la conservazione di evidenze digitali. Dove però noi con le prove web possiamo fare solo acquisizione e conservazione. Già la fase di raccolta è impraticabile, perché per raccolta vorrebbe dire accedere fisicamente al server che contiene la prova nel data center che ospita quel contenuto. Questo magari poteva essere plausibile anni e anni fa, quando non erano ancora così di moda e utilizzate infrastrutture virtualizzate e distribuite, dove quindi non abbiamo neppure la garanzia di riuscire ad avere tutto il file in una singola locazione, magari solamente dei frammenti. E quindi la fase di raccolta, che è descritta in questo standard, per le acquisizioni forensi di pagine web, è una fase che deve essere saltata, perché servirebbe una rogatoria, probabilmente internazionale, le lungaggini diventano infinite e alla fine non si ottiene il risultato sperato, ovvero di avere una prova. Quindi per la network forensics vale solamente l'acquisizione della pagina web, così come viene vista da un browser, e più tutta una serie di elementi metadati a supporto, che magari dopo vediamo un po' più nel dettaglio. Però ecco, quello che voglio anche far capire, anche rispetto a quello che diceva Antonio prima, non è che c'è una regola per cui per avere una prova web bisogna avere ABCDE. Bisogna fare il più possibile, perché in caso di contestazione o nel caso in cui dovesse essere sollevate delle eccezioni su quella prova, si sia in grado comunque di dire che il lavoro era stato fatto nel migliore dei modi possibili, considerando che si tratta di un'attività irripetibile. Ok. Luca, qualche domanda? Sì, allora, diciamo, come abbiamo detto, le impostiamo un po' sulla chiacchierata, quindi diciamo, come si diceva un po' nel titolo, che era un po' gli elementi importanti che l'azienda deve sapere. Insomma, abbiamo smarcato il fatto che l'acquisizione di una certa cosa deve essere poi sostenibile. L'altro aspetto fondamentale, giustamente come dicevi te, è che un conto è l'acquisizione forense della parte mobile, diciamo, piuttosto che del laptop, che ha comunque una certa staticità, no? Mentre la parte web, se uno dice ti denigra su un social, e quindi anche qui lo sta facendo perché effettivamente ha ragione d'essere, è un competitor che cerca di crearti un danno d'immagine. Nel momento in cui, diciamo, può pensare che ci può essere un problema, chiaramente cancella tutto. Quindi la rapidità con cui le prove possono sparire in ambito internet è un aspetto fondamentale, no? Perché prima, in qualche modo, l'acquisizione forense, a volte io suggerivo magari di farla quando, non so, il key user usciva dall'azienda a fare un'acquisizione forense, magari se poi ci sono delle criticità con magari la copia, una la valuta la controparte, però è un qualche cosa di più statico. Mentre nella parte web, come dicevo, secondo me l'acquisizione forense, come ha detto anche Antonio, è il punto zero, cioè prima fai l'acquisizione e poi farai tutti gli step successivi. Esatto, appena ti muovi sparisce tutto, quindi questo è una parte importante. Insomma, quindi se magari hai anche qualche aneddoto
diciamo, di questo aspetto qua, cioè il fatto che non avendo fatto nel modo, diciamo, quindi facendo prima l'acquisizione forense, poi il tutto ha creato poi un problema in una fase successiva dove magari il legale aveva bisogno di una certa solidità nella prova. Non so se hai qualche aneddoto. Sì, ma diciamo più che aneddoto di aziende in generale, quello che va detto è che i contenuti, come sappiamo, non sono sotto il controllo di diciamo diretto nostro. Noi possiamo accedere a un contenuto, questo è disponibile oggi, domani probabilmente o non c'è, o se c'è potrebbe essere cambiato, potrebbe essere stato modificato, potrebbe addirittura essere stato aggiunto per manomettere una prova che dimostrava un qualcosa di differente. Sono tantissime le casistiche. Il fatto qual è che, e torno anche al discorso iniziale, se l'obiettivo è reprimere un illecito senza una necessità di un contenzioso, allora una volta individuato la violazione si procede magari con l'ufficio legale interno, con uno studio esterno che segue sulla parte di FIDA, se vogliamo chiamarla così, notice e takedown, e questo magari porta alla rimozione tempestiva dell'illecito e diciamo il cerchio si è già chiuso. Il tema è se invece l'obiettivo è anche poi risarcitorio, quindi se c'è una speranza anche con una visione di medio-lungo periodo di fare causa a taluni soggetti con patrimonio aggredibile per ottenere un risarcimento per il danno che hanno cagionato all'azienda. A quel punto lì non è possibile mandare le diffide e poi costruirsi il pacchetto probatorio. È necessario fare il contrario. Quindi bisogna avere un po' una visione di che cosa si dovrà fare in un futuro anche distante, perché poi l'inizio di una causa rispetto alla raccolta delle prove può essere, non dico distante, anche anni, però sicuramente mesi e parecchi. Quindi potrebbe essere una prassi, diciamo, dell'azienda che in caso di incidente, in caso di danno reputazionale, comunque prima di agire per vie legali, inviando diffide, notifiche e quant'altro ai vari soggetti coinvolti, si decida di acquisire una prova, uno o più prove, delle pagine web contenenti gli illeciti. Però senza adesso, quello che vorrei provare a fare, se è d'accordo Luca, è anche raccontare un po' quali sono le cose che dovrebbero essere fatte quando si fa un'acquisizione forense. Perché sennò sembra che... sembra un mistero, sembra misterioso. Invece non è misterioso, anzi è molto pragmatica la cosa. E credo che anche molti di voi, volendo anche fare dei tentativi di acquisizione, potrebbero farli autonomamente, nel senso che io vi proverò a dare anche qualche consiglio su qualche strumento open source che potreste utilizzare. Comunque non è rocket science, per essere chiari, è una cosa che possono fare tutti, solo che come sempre nelle aziende ci sono priorità, quindi non è detto che ci si voglia far imparare a qualcuno a fare un'acquisizione forense, quindi magari l'esigenza è quella di conoscere che deve essere fatta, magari la persona deve poter sapere e fare un audit su un consulente terzo che vi propone una prova, proprio perché vi dicevo, non esistono standard di prove forensi, quindi quello che mi piacerebbe che voi vi portaste a casa dopo questa chiacchierata è quello di magari un domani, quando avrete bisogno di fare un'acquisizione, arriverà un'azienda che vi proporrà di farvi un'acquisizione e vi dirà come la farà, perché voi glielo chiederete, voi sarete in grado di verificare se tutte le cose, tutti i contenuti di valore che danno come appunto la parte probatoria a questa acquisizione sono presenti, sono proposti, perché non sempre è così. E c'è molta, non ignoranza, però siccome ognuno, tutte le aziende che offrono questi servizi, sia come consulenza che come prodotto, alla fine hanno fatto i loro studi, i loro approfondimenti, hanno derivato dallo standard la loro metodologia, chiamiamola così, non tutte le metodologie sono complete, includono, a mio avviso, quello che una prova forense di pagina web dovrebbe includere. Quindi intanto partiamo dall'idea che per fare l'acquisizione ci sono, diciamo, due possibilità per fare l'acquisizione: o dedicarci un device in cui vengono fatte, o dedicarci una macchina virtuale in cui vengono fatte, o come facciamo noi, usare un ambiente virtualizzato in cloud dove comunque utilizziamo una macchina virtuale nuova a ogni acquisizione. E qui perché dico nuova? Perché è molto importante l'ambiente. E infatti bisogna produrre a supporto dell'ambiente che viene utilizzato tutti i file di log possibili
per mostrare e dimostrare che non ci sono state manomissioni nell'ambiente, ad esempio nell'istradamento, piuttosto che nelle risoluzioni di NS, piuttosto che l'ambiente appunto fosse non infetto, quindi per quello dico un ambiente nuovo, perché allora si ha più garanzie sul fatto che non possa essere un ambiente in cui magari c'era stato qualche problema in precedenza, qualche malware e via dicendo. Quindi diciamo il primo step è fare in modo tale che l'ambiente sia sicuro, sia isolato. Isolato è la parola giusta, sia isolato. Dopodiché quello che serve, beh, sicuramente un browser web moderno, ok? Che ci permette di navigare, questo è banale, va bene, un browser a vostra discrezione. Sicuramente un altro pezzo che è probabilmente il fondamentale è uno sniffer per fare l'acquisizione dei pacchetti che vengono scambiati durante la navigazione. E infatti è proprio, diciamo, il dump dei pacchetti il file che ha maggior valore e che deve essere incluso, perché come dire, siccome vengono generati in tempo reale, esempio da Wireshark, noi usiamo T-Shark, che in realtà è l'equivalente di Wireshark, ma riga di comando, e, è possibile, come dire, da un certo momento in poi acquisire tutti i pacchetti che vengono scambiati. Ecco, qui dov'è intanto uno dei maggiori errori che commettono tante aziende che offrono questo servizio e a cui non badano rispetto a questo aspetto? Che oggi quasi tutto il traffico internet è crittografato. Quindi se voi fate partire un Wireshark e navigate su Google, non avete, e poi vi salvate, come dire, questo file pickup e lo andate ad analizzare a posteriori per fare appunto network analysis, quello che è sul file ottenuto, in realtà non avrete accesso a nulla, perché è tutto traffico cifrato. Quindi qual è la fase fondamentale, che anche questa è un po' tricky perché non è banale, è bisogna durante, diciamo, la navigazione sniffare anche i cosiddetti pre-master secret, che sono quei file che contengono le chiavi per decifrare il traffico che il browser si scambia, che il browser tiene, diciamo, cache, e qui voi potete intercettare e salvare. Grazie a questo file che contiene tutte le chiavi per decifrare il traffico, a posteriori potete aprire Wireshark, caricare il file pickup, caricare il file con le chiavi e a quel punto avere e vedere un traffico in chiaro. Ecco, già se non durante un'acquisizione non viene salvato i pre-master secret, ecco che l'acquisizione è da buttare, per esempio. Perché è vero che voi avete acquisito qualcosa, ma non è possibile fare un audit su quella prova. Ecco, questo è quindi fondamentale. E sono due dei, diciamo, dei file più importanti che devono essere prodotti. Dopodiché, sempre per una questione di auditing, una cosa che facciamo e che consigliamo è quella di fare una registrazione video. Anche qui una registrazione video, magari con FFmpeg, che allo stesso tempo fa un salvataggio del log, diciamo, più verboso possibile, in modo tale che vengano salvati tutti i frammenti, la dimensione bit byte complessiva finale che possa essere verificata con quella del video che viene generato, in modo tale che comunque, essendo un video generato in tempo reale, sia, come dire, anche lì difficile poter dimostrare che in realtà c'è stata una manomissione in tempo reale del video. Per riuscire a fare questo, può essere molto interessante avere un ambiente che ha la finestra del browser che non occupa full screen tutto, diciamo, la finestra del nostro monitor, ma avere anche tutte queste console di log che vengono generate in tempo reale affiancate al browser e registrate in tempo reale. Anche questa è un'accortezza che io sappia non ha nessuno, e abbiamo noi, forse pochi altri, però io non ho trovato nessuno che lo faccia. Perché? Perché se io faccio una registrazione di solo di quello che vede il browser, ma non della generazione in tempo reale del file di log, è ovvio che ho la possibilità di dimostrare con meno forza che in realtà non c'è stata una manipolazione del file di log. Se invece nel video mi compare anche il file di log che viene generato in tempo reale durante la mia navigazione, capirete che di nuovo questo è un elemento che avvalora la mia tesi di una prova confezionata bene, a regola d'arte, con i crismi del caso. Basta, poi possono essere, in base alle esigenze, alle esperienze, alle vostre competenze, prodotti più o meno, diciamo, vari altri file di log sull'ambiente, sempre per le caratteristiche che dicevo prima,
e a un certo punto l'acquisizione finirà. E che cosa va fatto una volta che è finita? Ci sono delle operazioni importanti che vanno fatte velocemente. I file di log saranno scritti e saranno pronti di metterli da parte. Volendo, se avete generato degli screenshot o avete scaricato dei file, comunque anche il download di un file rimane all'interno del traffico di rete. Quindi voi potrete fare delle cartelline in cui magari mettete il video, gli screenshot, eventuali file scaricati durante la navigazione e poi un'altra cartellina con tutti i file di log che sono stati generati. A quel punto abbiamo la necessità di garantire l'integrità di questi documenti. Quindi quello che facciamo banalmente è fare un hash di tutti questi documenti, inserire gli hash di questi documenti all'interno di un altro documento, salvare questo documento e per fare in modo tale che quel file non possa essere manipolato, non possa essere modificato, l'immodificabilità è un requisito particolare perché ad oggi viene garantito solo dalla conservazione a norma. Quindi volendo garantire l'immodificabilità di quel file lo dovreste conservare a norma. Però lasciamo perdervi, basta garantirne l'integrità durante la catena di custodia. A quel punto quello che farete è metterci una marca temporale e una firma qualificata. Firma qualificata, ovvero la firma digitale vostra come perito o vostra come comunque responsabile legale e via dicendo. In questo modo, ricapitolando, cosa vi trovate? Vi trovate un file con degli hash marcato e firmato che dà garanzia su tutto quello che è stato acquisito da lì in avanti. Avete tutti i file di log dell'ambiente, dello sniffer del traffico di rete e anche del sistema con cui eventualmente avete fatto la registrazione audio-video. Vi trovate la registrazione, gli screenshot, i file scaricati, un file pickup con il traffico di rete e almeno dovrebbe esserci quel file che vi dicevo fondamentale, quei pre-master secret. Questa può essere considerata una buona prova. Ecco, ovviamente mettere assieme tutti questi applicativi, farli funzionare in modo tale che come vi dicevo, con un ambiente isolato, pulito, con le schermate studiate in modo tale da avere nella registrazione anche le finestre di log, vabbè, è un procedimento un po' lungo magari, non è comodo farlo tutte le volte, però potreste farlo. Quindi, diciamo, non è necessario un software commerciale super sofisticato per fare questo tipo di perizie. Volendo, qualunque persona con una buona esperienza di informatica di reti potrebbe tranquillamente adoperarsi per effettuare delle acquisizioni. Ovviamente anche noi abbiamo cercato di ottimizzare il più possibile questa attività, perché cosa può succedere? Che nel tempo, non so, clienti vengono e chiedono di acquisire migliaia o decine di migliaia di contenuti. Beh, navigarli a mano, vorrei ben vedere, non siamo mica delle scimmie, voglio dire. E quindi magari cominci a introdurre delle automazioni, quindi prepari degli script di browser automation, utilizzi delle librerie esterne che ti scaricano i contenuti multimediali in serie, eccetera, eccetera. Però queste sono automazioni che fa una società come la nostra che ha queste esigenze. Però quello che volevo trasferire era la technicality con cui potete fare anche voi un'acquisizione. Vedo che Luca Tommaso, vuole parlare, vi lascio la parola. Sì, volevo dirti, cioè nel senso che appunto, cioè, lo scenario, non so se la vediamo nello stesso modo, io la vedo così, che comunque probabilmente il terreno di battaglia si sposterà appunto nell'ambito delle fake, cioè oggi l'IT manager è focalizzato sulla problematica del ransomware, perché comunque sì, ti faccio un danno, probabilmente a stretto giro sarà il campo, si sposta sul ti frego i contenuti digitali, ti copio, quindi magari da un altro paese cerco di simulare magari l'Italian style, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo, ecco, cioè, oggi uno è focalizzato, dico, sull'antivirus, sulla problematica del ransomware, domani invece casualmente deve cambiare la sua priorità, e la sua priorità è salvaguardare i contenuti digitali, e quando uno fa un illecito, diciamo, deve acquisirlo in modo concreto, perché chiaramente nei contenuti digitali, corretto Tommaso, non ci sono solo la parte web, cioè se uno dice su un social Ciccio Pasticcio non è un bravo fornitore,
Sicuramente vorrei tenerne traccia, no? Immagino che possa essere capitato in qualche azienda, e appunto torniamo al discorso dello screenshot, magari sul cellulare, di che cosa stiamo parlando, insomma, cioè nel senso, no? Lo smonto. Anzi, su questo, per essere chiari, quando parliamo di danno nel mondo digitale, non stiamo parlando di un danno causato per forza dei beni digitali, parliamo dei danni che possono essere causati anche a dei beni fisici. Infatti, queste practice di cui vi sto parlando valgono certo per lo più per detentori di diritti d'autore, e i diritti d'autore, lo sapete, viaggiano nel mondo media entertainment, e che non è appannaggio di molte aziende, ma sicuramente tante aziende hanno marchi denominativi e figurativi registrati, che sono magari la base di alcuni prodotti longevi piuttosto che del brand principale dell'azienda, e questi possono essere oggetto di violazione a vario titolo. Ancora di più potrebbero esserci dei brevetti legati a dei prodotti fisici. Ne parlavo con Luca anche prima, un accenno, ve lo dico anche adesso. Noi abbiamo alcuni clienti nel mondo dell'illuminazione con dei prodotti particolarmente innovativi, oggetto di brevetto, che spesso sono copiati da aziende cinesi e distribuiti, diffusi a prezzi un decimo di quelli offerti ai distributori italiani su come dire, AliExpress e quant'altro. E quindi, se apparentemente potreste avere l'idea di pensare che tanto è impossibile perché AliExpress è in Cina e cosa possiamo fare, io invece vi garantisco che di casi di successo con i nostri clienti detentori di brevetti, ecco, un passo indietro, tutta questa attività che si può fare di intelligence, di forense, deve per forza essere successiva a una buona attività legale. Mi spiego. Se non si è con l'ufficio legale deciso di investire per depositare marchi e brevetti, e soprattutto di farne le estensioni in paesi come la Cina, si è impotenti di fronte alle grandi piattaforme, perché si aspettano per rimuovere comunque registrazioni, concessioni di marchi e brevetti. Quindi questo per dire, se vi volete affacciare sul mercato internazionale, già lo siete, e pensate di avere dei prodotti di largo consumo massivi che possono essere oggetto di copie, fake, modifiche anche piccole, eccetera, ricordatevi di investire probabilmente in anticipo tutta la parte di tutela di questi asset, perché è solo grazie a questa attività, a questi investimenti, che poi avrà senso intraprendere azioni legali, mandare delle diffide e si ottengono dei risultati. È ovvio che non si può pretendere di andare da AliExpress con una diffida scritta in italiano e chiedergli di rimuovere un contenuto che non ha neanche una concessione di un brevetto in quel paese. AliExpress risponde: mi dispiace, non hai la concessione, non capisco quello che mi stai chiedendo, vai a quel paese. Ecco, quindi, però si ottengono dei risultati invece. Sicuramente, però, diciamo, questo, come dice tu Tommaso, è sicuramente, penso che sia molto nello scope, diciamo, chiamiamo così, del legale tradizionale, quindi magari la brevetti, tutele, insomma, ecco, da questo punto di vista. Quello che secondo me gli manca e dove penso che possano andare a chiedere chiarimenti è all'IT, quando si tratta appunto di tutelare, perché un po' torniamo anche al suggerimento ricevuto da Antonio che diceva prima, no? Probabilmente il suggerimento gli è arrivato da una persona che giustamente, insomma, è impegnato in ambito, certo, forense, ma magari di tecnologia, diciamo, sa zero virgola. Quindi questo magari potrebbe essere, diciamo, uno scenario abbastanza ragionevole. Adesso magari mi sbaglio, ma insomma non è che, cioè non è che trovi, diciamo, altissimi skill in ambito, diciamo, legale e di tecnologia qua. Sicuramente tu sei un esperto e magari, ecco, potresti darci un riscontro, no? Quindi lasciamo perdere magari gli studi ipertecnologici, però sì, nella realtà, non so se a me, te ti è capitato, il livello di competenza sulle nuove tecnologie del legale interno dell'azienda, non so, dammi tu un'opinione, insomma, però magari, ecco, cioè, lo scenario può essere magari non così adeguato, e poi magari appunto ti può creare dei problemi nel momento in cui hai bisogno di prove sostenibili. Ah beh sì, certo, diciamo che mediamente la competenza degli uffici legali o delle poche persone dei team legal, anche di aziende di piccole dimensioni, perché poi parliamo che, come dire, questi problemi ce li hanno
sia grandi aziende ma anche micro aziende che però hanno magari un prodotto innovativo su cui hanno investito per ottenere un brevetto e via dicendo. Quindi sì, non è facile perché, come avete visto e credo di avervi fatto trasparire, comunque la complessità che sta dietro alla produzione di una prova, che è un qualcosa che se io lo vedo oggi la devo fare, devo avere uno strumento per poterlo fare in tempi rapidi e soprattutto, ecco, anche per quello che c'è di buono che è stato fatto da aziende come la nostra e anche altre, è stato quello di evitare l'approccio puramente consulenziale dove la perizia costa probabilmente qualche migliaio d'euro anche per poche pagine web. Perché cos'ha di problematico questo approccio? È che siccome si tratta di discipline comunque non di massa, dove ci sono pochi professionisti che si fanno pagare molto, siccome io le prove però le devo acquisire in anticipo, come faccio a convincere il mio capo o il responsabile IT o il responsabile security che deve investire migliaia di euro senza ancora sapere poi se l'ufficio legale effettivamente vorrà intraprendere un'azione? E quindi un lavoro importante che è stato fatto negli ultimi anni è stato quello di predisporre degli strumenti che permettono in autonomia agli uffici, sia legal che security, di poter fare queste perizie senza sapere troppo e senza pagare dei costi folli. E anche questo è un buon, secondo me, è una cosa importante che la tecnologia dovrebbe fare, abilitare in termini anche economici, oltre che di semplificazione delle competenze necessarie. Così che non ci debbano essere competenze particolarmente spiccate dentro le aziende per poter realizzare operazioni di questo tipo o di diverso genere. Chiaramente, prima mi sono dimenticato di dire una cosa, la dico ora, e tutto questo tema, come diceva Luca, non riguarda solo asset immateriali connessi a beni fisici o digitali, ma riguarda anche più propriamente la reputazione dell'azienda, la reputazione del top management, i casi di diffamazione a vario titolo, i furti di identità, i casi di diritto all'oblio, banalmente dove un'azienda è stata oggetto di un procedimento, il procedimento si è risolto positivamente, ma ci sono ancora articoli di giornali in cui in realtà, come dire, ci sono fonti di informazione che ora non sono più attendibili. Quindi in tutti questi casi, per poter chiedere al motore di ricerca di turno, alla piattaforma di turno, all'editore di turno, può essere molto utile avere anche delle prove forensi per dimostrare l'effettiva esistenza dell'illecito e poter eventualmente a posteriori far valere i propri diritti anche in sede giudiziale. Perché un editore potrebbe anche rimuovere l'articolo, ma faccio un esempio stupido e veloce. Se io segnalo oggi e ho il diritto di segnalare la richiesta di cancellazione di un articolo diffamatorio e l'editore non mi risponde ai solleciti e alle diffide che ho inviato per diverso tempo, fino a che un certo bel giorno non decide di rimuovere il contenuto, beh, io sarò comunque titolato a fare un'azione legale e chiedere un risarcimento per il danno che ho avuto nel periodo di esposizione di quel contenuto fino a che non è stato rimosso. È ovvio che se non mi sono premunito di avere una prova che dimostra che da quel momento da un momento all'altro, quindi da un istante a un altro, la prova era effettivamente online disponibile su web per tutti, farò fatica un domani a dimostrare a un giudice che c'è stato, non so, un periodo di esposizione di qualche mese o anno di quel contenuto diffamatorio che ora non esiste più. Ma se azzardo a dire questa cosa qua, che diciamo, se tu hai fatto un'acquisizione in qualche modo del contenuto, diciamo, alla capture dello screen rispetto a un'acquisizione forense, diciamo, hai una leva maggiore nella rimozione del contenuto, sto dicendo una cosa falsa o secondo te è maggiormente credibile? Cioè, se alla controparte tu dimostri che è un'acquisizione forense, sicuramente, diciamo, probabilmente rimuove il contenuto e, diciamo, fa un'azione anche più rapida. Avendo delle cose un po' campate in aria, magari questo non è... Beh, certo, l'acquisizione denota un'attenzione particolare al tema delle prove, e le prove servono durante le cause. Quindi se un'azienda invia una diffida legando una prova forense, la controparte è in grado di valutarla tecnicamente, probabilmente potrà evincere da questa diffida che non c'è un solo intento di rimozione, ma magari anche un'ipotesi di causa, e allora a quel punto forse sarà maggiormente incentivata a rimuovere. Sono delle supposizioni, ma sono plausibili. Ok. Allora, Tommaso, sono le 17.55, volevo chiederti, diciamo, proprio quello che so, poi chiedo sempre un po' a tutti, no? Cioè che sì, poi sì.
diciamo, l'invito è, come te, sono sempre disponibili, insomma, a passarci il loro know-how. Sono un po', se vuoi, le tre, alcune regole, insomma, di facile digestione proprio in un contesto aziendale, no? Cioè, nel senso che comunque qua stiamo parlando di un tema, chiamiamo così, che una volta forse era nell'iperspazio, cioè nel senso che nell'ufficio IT non ti fregava assolutamente niente, sì. Adesso invece comincia a finire nel tuo campo e il leader probabilmente ma non ha uno skill particolare, quindi viene a chiedere all'UFCT diciamo delle competenze e si aspetta, insomma, di avere una risposta. Sono d'accordo con te, sì, che è necessario ingegnerizzare la parte di acquisizione delle prove. Questo è quello che penso io, è perché sta arrivando uno tsunami, per cui probabilmente a stretto giro il mestiere, diciamo, della parte digitale sarà fare acquisizione forense e parare i colpi delle fake news, diciamo, dei competitor rispetto all'azienda. Questo è il mio, esatto, diciamo, scenario plausibile. Condivido. Di attacco. Condivido. Ok, quindi ecco, se hai magari qualche spunto, qualche suggerimento, quindi utile un po', diciamo, anche, oppure degli scenari veri dove ti è capitato, dove la parte di acquisizione forense ha poi dato un esito positivo della serie, non so, brevetto bloccato, chiaramente so che tu segui, insomma, anche aziende famose, insomma, che gestiscono anche media, e qui, diciamo, non ci sono presenti, insomma, che aziende che fanno contenuto di media, però, insomma, certo. Il concetto del brevetto, del furto dell'informazione, insomma, in un'ottica appunto digitale di push di contenuti, secondo me è appunto una tematica che è in crescendo, insomma, in termini di pericolosità. Diciamo, allora, intanto forse quello che va detto è che c'è proprio un tema di gestione delle evidenze che potrebbe rientrare all'interno della disciplina della digital forensics, se vogliamo ancora prima della parte di gestione degli incidenti, perché io vorrei magari fare una cosa come quella che diceva prima Antonio. Non è che Antonio ha ricevuto la richiesta di fare degli screenshot con il timestamp perché poteva esserci un problema, ma proprio per una questione, come se fosse quasi un log che tu fai costantemente, perché poi se a posteriori è un casino, allora vai a vedere cosa è successo e magari estrai dei dati che ti danno delle informazioni. Quindi secondo me un approccio potrebbe essere anche questo, quello di immaginare la collezione delle evidenze come un'attività a corredo di quelle che già facciamo, ovviamente su ambienti distinti, e quindi potrebbero essere su endpoint web, dove si vuole andare a verificare che una certa pagina web sia quella, che non sia cambiata, che contenga determinate informazioni, proprio per una questione quasi di verifica costante degli asset che vengono esposti online. Poi invece, per quanto riguarda l'attività più giudiziale, sì, è chiaro, noi assistiamo delle tante grandi aziende, soprattutto nel mondo media entertainment, dove la produzione di prove è fondamentale, senza le quali non sarebbe possibile nemmeno valutare di iniziare l'azione legale. Se vogliamo, il beneficio è che un illecito commesso online di un contenuto media viene identificato da un link, ha un determinato numero di visualizzazioni, ha una durata e ha un audience che l'ha visto nel tempo ed è stata pubblicata in un certo momento e quindi ha avuto un'esposizione mediatica di un certo tipo. Grazie a questo sono stati costruiti benchmark molto chiari sulle richieste di risarcimento e quindi facilitano le aziende media a valutare anche un'azione legale sulla base della quantità di contenuti diffusi legalmente sulle piattaforme e quindi valutare che magari 20 violazioni per 10 minuti non sono interessanti quanto come 3.000 violazioni e, non so, 120 ore di emesso pubblicato su una piattaforma più rilevante. Gli stessi benchmark non ci sono ancora ad oggi su altri settori, perché se io vedo un prodotto contraffatto online in una pagina web, non so quanti l'hanno acquistato, non so quando spesso è stato pubblicato magari il prodotto sull'e-commerce
o molti meno dati di quelli che in realtà, in modo, non dico stupido, però le grandi piattaforme mettono a disposizione. E quindi lì è un tutto un po' da costruire, però sicuramente nel momento, in un'ottica in cui l'azienda vuole, abbia l'intenzione di individuare, mitigare il fenomeno in tempi rapidi e poi anche agire per vie legali, sicuramente la prova è la base di tutte queste attività, perché non mando la diffida se non ho la prova, non posso valutare di intraprendere un'azione legale se non ho una prova, anzi la prova addirittura può essere anche un meccanismo di audit interno esterno, o appunto può essere un documento fornito alle forze dell'ordine per delle investigazioni, eccetera eccetera. Quindi le casistiche, poi per quello che non dico mai acquisizione forense di pagine web, ma parlo di acquisizione forense di contenuti disponibili online, perché c'è differenza, nel senso che appunto anche un file zip può essere una prova nel momento in cui questo è scaricabile da una certa pagina web. Ovviamente alla pagina web sono associati, sappiamo, tanti dati rispetto a vari soggetti coinvolti, quindi dall'intestatario del dominio, alla CDN, l'hosting provider, i sistemi e gli intermediari di pagamento, le agenzie pubblicitarie che permettono gli introiti tramite banner e quant'altro, e quindi poi è possibile agire in base al tipo di illecito a cascata su tutti questi soggetti e non solo sull'intestatario del dominio. Infatti, questo è lo spunto poi che vi do, molte delle cause che stiamo seguendo non riguardano tanto un contenuto, cioè un contenuto che è stato pubblicato su un sito e vabbè, quello è un illecito, ma spesso l'obiettivo è quello di andare a prendere di mira i soggetti corresponsabili, gli hosting provider, gli internet service provider, le CDN che hanno facilitato il delivery a livello internazionale a distribuzione del contenuto, e poi il motore di ricerca che magari facilita un'indicizzazione di un certo tipo e che poi non rimuove velocemente i contenuti, piuttosto che adesso si sta arrivando, se vogliamo anche un po' la frontiera nuova sul tema delle strategie di follow the money, quindi di andare quindi alla ricerca degli introiti pubblicitari, dei soldi che questi siti fanno, al di là, quindi non parliamo ovviamente di grandi piattaforme che hanno delle aziende chiare, identificabili, parliamo di tutti quei soggetti che magari propongono contraffazioni, fake news e via dicendo. Comunque andare anche a vedere quali sono i servizi pubblicitari utilizzati, i sistemi di pagamento, e fare leva anche su questi per ottenere dietro dei soldi, piuttosto che, quindi proprio fare causa non al soggetto direttamente responsabile di questo illecito, ma a soggetti paralleli. Questo rende anche pericoloso per questi soggetti monitorare quello che avviene sui loro sistemi e via dicendo. Quindi c'è stata un'escalation negli ultimi 10 anni in cui si è passati appunto da un'attività che magari non richiedeva delle prove a un'attività che richiede delle prove, e le prove devono essere talmente bene incastonate da dimostrare non solo un comportamento illecito da parte di un soggetto, ma anche di tutti i soggetti corresponsabili che possono essere citati in giudizio per una richiesta di risarcimento. Ovviamente è un percorso lungo, non è un percorso breve, la prova può tornare utile in ogni caso, ed è il motivo per cui io mi sento di dire che se l'obiettivo è mitigare l'illecito in tempi rapidi, ma non c'è nessuna struttura legale tale da poter dare seguito a questa azione, la prova potrebbe essere anche, non prodotta, non archiviata. Viceversa, se anche solo c'è un minimo di struttura legale, un team legal che si fa assistere da IT e security, con anche magari la possibilità posteriori di valutare e di intraprendere certe azioni, i costi ad oggi di queste attività, gli strumenti che permettono di farlo, secondo me hanno una convenienza che permette anche a posteriori di fare un piccolo investimento per poi garantirsi magari un introito successivo, futuro, che in quel momento lì non è possibile definire in maniera chiara. Cosa che invece qualche anno fa, come vi dicevo, a causa di poca conoscenza, pochi consulenti, prezzi molto alti, anche chi avesse voluto farlo non era nelle condizioni di farlo. Ecco, queste un po' le mie suggestioni. Poi ovviamente se avete qualche domanda specifica per il vostro caso, noi abbiamo visto davvero tante diverse casistiche in vari settori e posso essere più che disponibile a darvi un parere.
Quindi ecco, se avete qualche domanda, come aveva fatto prima Antonio, diciamo, vi invito a farla, perché appunto, diciamo, il tempo, insomma, comunque l'abbiamo dedicato. Vediamo se qualcuno ha qualche domanda, anche se volete scriverla o se volete, diciamo, sì, attivare l'audio, fare con il microfono. E se no, vediamo. E se no, dai, l'ultima domandina è un po' la problematica del takedown, Jurston Flash. Se ci dici più ostici su cui è difficile fare takedown, e quindi diciamo poi lo spegnimento, insomma, dei contenuti illeciti. Chiaro. Due minuti. No, sul takedown abbiamo lavorato molto, perché di fatto nella fase iniziale, di dove ci bisogna fare notice, ma sì, ci sostituiamo lo studio legale, agiamo come fossimo uno studio legale. Quello che spesso non si capisce è che le grandi piattaforme non gliene frega niente di ricevere la missiva con raccomandata o la mail in pompa magna dello studio legale. A loro interessa qualcosa che sia machine readable, perché alla fine hanno sistemi automatici che vanno a analizzare le diffide, quindi niente allegati. A meno che non siano fondamentali, come ad esempio un certificato di registrazione di un diritto d'autore, marchio, brevetto, ma meglio se inserite un link, quindi un link dentro la mail è meglio di un allegato in PDF. E i soggetti quali sono? Beh, innanzitutto il takedown inizia rimuovendo dagli indici di ricerca, dei motori di ricerca tipo Google, la pagina in violazione. E quindi c'è un form proprietario di Google che permette di fare questa richiesta di delisting. Dopodiché il passaggio è andare a vedere tramite Wiz quali sono i soggetti, come dire, celati dietro il sito, e intestare delle notice takedown a loro, chiedendo, indicando che sei titolare dei diritti, dando una proof di esserlo, indicando quali sono i link in violazione e chiedendo loro di rimuoverli in tempi rapidi. Chiaramente questa attività va in parallelo con le diffide anche agli hosting provider e anche agli altri soggetti di cui parlavo prima, quindi non è monolite la diffida, non viene inviata a un soggetto che se non risponde, oddio, adesso cosa faccio? No, c'è la possibilità nel 2021 di chiedere il delisting, diffidare l'hosting provider, diffidare la CDN, diffidare l'intestatario del dominio, fare un passaggio chiedendo a PayPal di chiudere l'account che sta monetizzando i contenuti illegali, scrivere a Google per togliere i banner pubblicitari. Questo ovviamente sono tutta una serie di escalation che si possono fare tramite email o form proprietari di queste piattaforme, che garantiscono in grande percentuale di poter ottenere la rimozione del contenuto. Questo noi lo vediamo costantemente anche da siti veramente complicati, quindi siti proprio nati per essere sistematicamente illegali. Agire a multilivello in questo modo su vari soggetti ti dà una maggior probabilità di ottenere una rimozione. Pensare di affidare al proprio studio legale, ufficio legale, un invio di una diffida con una mail con un allegato con dentro la diffida o una raccomandata spedita in Francia presso la sede legale dell'azienda, un fax, o anche una diffida Facebook che non segue il form che Facebook ha messo a disposizione per quel tipo di segnalazione, ha un effetto che è pari a zero, cioè non hanno nessun effetto. Quindi quello che consiglio è verificare se i siti hanno dei form, quindi moduli di segnalazione degli illeciti, usare sempre quelli, non usare allegati, usare sempre link, email plain text, e che è esattamente il contrario di quello che la maggior parte degli studi sono abituati a fare, ed è per quello che per esempio anche noi abbiamo un buon successo, perché abbiamo un approccio che è molto più simile a quello che le piattaforme hanno per ricevere le segnalazioni. Noi gli mandiamo le richieste come loro le vogliono, quindi le riescono a gestire in tempi più rapidi e otteniamo un riscontro migliore. Però la stessa cosa, se viene fatta puntualmente anche da un'azienda autonomamente, porta lo stesso risultato. Ecco, questo è l'importante, però, capire che bisogna un po' aggiornarsi anche sulle modalità con cui dialogare con queste piattaforme. Tommaso, allora ti ringrazio. Grazie mille a voi. Molto, diciamo, della panoramica. Sono temi che credo, diciamo, non sono proprio nel radar dell'IT manager. Spero, insomma, che sia stato un po' utile per tutti, per avere un po' una panoramica. Ti ringrazio, ricordo che farai
questo evento magari che dicevi sul diciamo in ambito così legal, diciamo competenze, quando è che sarebbe? Sì, l'evento si chiama Legal Tech Forum, è sempre stato in presenza, ma negli ultimi 2 anni sarà digitale. E stiamo raccogliendo, come dicevo, sia le iscrizioni che potenziali speaker, ed estendo a voi, a Luca, la possibilità di candidarvi segnalandomi che siete di questo network, speech che vanno sugli argomenti più disparati, sia legal che cyber security e forensics, quindi lì ampia libertà. Anche legal di azienda, delle aziende, insomma, di chi sta ascoltando, sicuramente, diciamo, un refresh o, diciamo, sentire contenuti come quelli che abbiamo sentito questa sera sono assolutamente... Sì, anche perché, come dicevi prima, dei vendor, eccetera, che alla fine fanno comunella, mentre le aziende spesso non la fanno, ed è il motivo per cui nasce questo network, a parte le battute, mi viene da dire, anche nella nostra conferenza, ovviamente, la maggior parte degli speaker sono avvocati di grandi studi, perché vogliono presentare quanto sono bravi su determinati argomenti, ed è giusto che sia così. E abbiamo sempre poca partecipazione, o comunque più scarsa, da parte di legal delle aziende che raccontano la loro esperienza, che esistono come gestione dei processi all'interno dell'azienda su tematiche dalla data protection alla cyber insurance ad altre che dicevamo prima. Quindi ben venga, se voi o i vostri, diciamo, dipartimenti legal abbiano voglia di partecipare, la partecipazione è totalmente gratuita e anzi vi invito a farlo, perché la platea che abbiamo raccolto negli anni è molto ampia. E quindi c'è anche possibilità di far girare il talk a qualche migliaio di persone che accedono alla nostra piattaforma per ascoltare gli interventi. Certo. Beh, sicuramente, diciamo, ne parleremo poi con Antonio. Ti ringrazio della disponibilità. Informazione di servizio per tutti. Appunto, ricordatevi il lunedì, quindi il 4, che facciamo un webinar appunto sul tema che diceva Tommaso, sulla cyber insurance con Cesare, insomma, dove facciamo un po' il punto nave su questa tematica. Ottimo. Allora, interrompo la registrazione.